Faccio fatica a parlare perché Fausto è stato moltissimo per me. Ma la cosa più importante è che Fausto è un grande amico, è ancora un grande amico e lo sarà per tutta la vita un grande amico. Insieme abbiamo passato momenti bellissimi. E il mio primo mondiale lo devo anche all'aiuto di Fausto. E quindi, quando all'epoca compagno di squadra mi ha aiutato, lì il nostro rapporto è diventato ancora più forte. E come dicevi tu, questi momenti uno non vorrebbe mai viverli, perché non è possibile vivere momenti del genere. Poi la voglia di vita che aveva, era una persona vulcanica, non si fermava mai. Certo che affronti anche i momenti difficili, ma lui aveva un sorriso sempre stampato. E pensare che da oggi non potrò più abbracciarlo, non potrò più scherzare con lui. Mi distrugge questa cosa, però voglio ricordarlo com'era. Voglio ricordarlo come un grande amico, una persona che in qualsiasi momento c'era sempre, se avevi bisogno. Una parola di conforto la diceva sempre. E vi assicuro che non è facile trovare persone importanti e grandi amici lungo il percorso della vita. E io non è che non so veramente come vivere questo momento. Io penso con tutto il mio cuore alla famiglia, perché perdere un grande babbo, un grande papà come era Fausto è sempre bruttissimo. Niente, Sergio, io non ho nient'altro da dire, a parte, scusate la mia voce, perché, come ho detto prima, è proprio un momento bruttissimo che non avrei mai voluto vivere. Quindi io abbraccio con tutto il mio cuore la famiglia e abbraccio di cuore Faustino per l'ultima volta, e posso solo dire che mi mancherà tantissimo. Ti voglio bene.